Eccoci qua ragazzi, dopo praticamente 9 mesi a portarvi finalmente questo video sulla mia tastiera custom. It's time of the morph, ragazzi, sono TricoTrico e bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo qui con un nuovo video un po' particolare. Infatti, come potete ben vedere, c'è un setup un po' più professionale, se così possiamo dire, perché volevo appunto parlarvi di come ho costruito la mia tastiera custom. Ormai sono passati un sacco di mesi e volevo fare questo video facendovi vedere un po' come si costruisce, un po' come funziona questo mondo, per introdurvi un po' a questo rabbit hole delle tastiere custom. E quando la creai 9 mesi fa non c'erano neanche i video che ci sono oggi in Italia su questo mondo, motivo per cui in questo video tralascerò molte cose che magari sono complicate o che sono specifiche del hobby, per utilizzare termini magari un po' più generali. Ma in ogni caso iniziamo subito da cos'è una tastiera custom. Qual è la differenza rispetto a una tastiera normale da consumer che vediamo ogni giorno? Semplicemente per il fatto che chi compra una custom vuole un qualcosa di specifico. Ed è il motivo per cui anch'io ho voluto costruirmi la mia. Partiamo per esempio dai colori. Io posso scegliere il colore che voglio, che è la prima cosa che effettivamente vediamo. Poi ovviamente anche il layout, il suono che facciamo, che è una parte importantissima della tastiera. E in poche parole possiamo praticamente scegliere tutto ciò che vogliamo, dalla A alla Z. Ma effettivamente tutto questo ci dà un vantaggio a livello competitivo? No, è soltanto un hobby, un qualcosa che piace, un qualcosa di personale che nessun altro può avere. I costi sono veramente elevati per questo tipo di hobby, infatti non ve lo consiglio. Parto già mettendo le mani avanti e inizio già questo video dicendovi così, perché veramente ci sono tempi di attesa lunghissimi, ci sono costi veramente esorbitanti, molte volte perché comunque sono pezzi unici o comunque pezzi fatti in group buy, quindi sono creati apposta soltanto per le persone che le stanno acquistando. Quindi ci saranno pezzi limitati che poi dovrete comprare a resell se siete stati sfortunati. Quindi se voi siete persone che vogliono per esempio la tastiera competitiva con gli switch ottici della Razer perché sono più competitive, comprate quella tastiera specifica lì, perché nelle tastiere custom si parla di qualità, di sound e di esperienza nel costruire la tastiera stessa, perché infatti dovrete ovviamente costruirla voi, non vi arriverà già fatta. Ma in ogni caso andiamo a vedere i pezzi che ho scelto io, in modo da farvi anche un overview delle altre scelte disponibili sul mercato. Partiamo prima dalla tastiera in sé. Dovete sapere che ci sono diversi tipi di layout. Quelli che ci interessano di più sono l'ISO e ANSI. ANSI quello americano internazionale, invece ISO quello europeo italiano dovrebbe essere, con l'invio molto grande. Dopodiché avremo anche diversi fattori di forma. Passiamo quindi da quelle da ufficio che si chiamano 100%, perché hanno ovviamente tutte quante le chiavi disponibili che ci sono sempre state nelle tastiere. Poi passiamo alle TKL, che sono anche chiamate 10 keyless perché non hanno il tastierino numerico. Poi passiamo ovviamente a quelle ancora più piccole, quindi 75%, 65% che è quella che ho scelto io, e infine la 60% che sono quelle praticamente più famose tra i gamer per il semplice motivo che non vanno a utilizzare le frecce direzionali e altri tasti che vengono praticamente rimossi. Come vi ho detto prima, io ho scelto una 65% perché comunque mi interessa avere le frecce direzionali e altri tasti, sotto non riuscirei ad andare. Avrei preferito prendere una 75% perché io personalmente programmo, quindi mi servono dei tasti in più, ma in ogni caso un domani molto probabilmente mi costruirò anche un numpad apposta. Detto questo, la tastiera è formata dal case, che è sostanzialmente la base dove all'interno avremo tutti i componenti ed è sostanzialmente il guscio esterno della tastiera. Questa può essere fatta di diversi materiali, per esempio alluminio, ABS, policarbonato, acrilico, legno, pietra, qualsiasi cosa voi vogliate. Io personalmente ho comprato una KBD67 Revision 2 Lite che è fatta in ABS. Ovviamente queste case possono essere composte da più pezzi, per esempio ci sono alcune che sono fatte soltanto da due, quindi una case sottostante e un top frame che andrà sopra a bloccare la PCB, la plate e altre robe che adesso vedremo. E poi invece altre dove abbiamo magari dei dettagli in più, abbiamo dei pezzi magari che sono acrilici, quindi vanno a illuminare la tastiera, vanno messi in un determinato modo, e inoltre cambierà anche come la mettiamo insieme. Per esempio può essere una top mount, quindi andremo ad attaccare sostanzialmente i pezzi più importanti della plate della tastiera al top frame, oppure può essere anche una gasket mount,
mount, come quella che ho comprato io. Sostanzialmente la gasket mount sono dei cuscinetti che vengono schiacciati insieme dalla parte superiore e inferiore del case, e questo gli conferisce una mobilità maggiore, quindi ci sarà una esperienza quando andremo a scrivere un po' più ondeggiante, se così possiamo dire. Parlando appunto di flessibilità, i fattori determinanti sono la PCB e la plate. La PCB è semplicemente la scheda di contatti dove noi andremo ad attaccarci sopra gli switch, potrà essere poi hot swap oppure no. Questo determinerà il fatto che se è hot swap noi potremo attaccare e staccare gli switch come se fosse Lego, poi dipenderà da 3 o 5 pin, dipende quanti ne abbiamo, mentre nella PCB normale noi dovremo effettivamente andare a saldare gli switch al di sopra, questo non ci permetterà poi di toglierli in futuro. Anche la plate va, come vi ho detto prima, a determinare il feeling che noi abbiamo quando stiamo scrivendo. Per esempio partiamo dal metallo, che è quello più rigido, fino ad arrivare a policarbonato, che è quella che ho scelto io. In mezzo abbiamo allumini, fibre di carbonio, FR4, che sono tutti materiali che comunque danno un suono diverso. Potremmo anche includere le persone che invece utilizzano tastiere plateless, quindi la plate non la utilizzano proprio. La vanno a rimuovere e non la mettono all'interno della tastiera. Questo cosa comporta? Che la tastiera sarà ancora più flessibile. Ma ora passiamo agli switch, che è la parte più importante della tastiera. Ovviamente i principali sono tattili, lineari e clicky. Io ho scelto dei lineari perché gli altri fanno schifo, ero abituato ai Cherry MX Brown, che in realtà sono tattili ma sostanzialmente non sembravano più. Ho deciso quindi di optare per dei Gatron Milky Yellow per poi cambiare e upgradare ai dei Duroc L7, che sono tra i migliori parlando di resistenze nella costruzione e nelle plastiche. Gli switch sono formati da un top housing, da un bottom housing, che è quello che è sotto, e infine dallo stem, che in questo caso è quello giallo. Solitamente gli switch vengono aperti e lubrificati. Io li ho lubrificati con un Krytox 205 Grade Zero, che è una tipologia di grasso molto utilizzato per queste cose, e inoltre ho deciso anche di filmarli, nel senso che viene aggiunto un film, quindi una sottilissima pellicola, tra il top housing e il bottom housing per aumentare, diciamo, la resistenza tra le plastiche. Bene, poi questa cosa qui la dovete fare per miliardi di switch, dipende poi da quanti ne usate voi. Questi sono quelli che ho dovuto riempire io e niente, poi li ho anche cambiati e utilizzato, come vi ho detto prima, i Duroc L7, che quelli che sono adesso montati nella tastiera. In ogni caso la scelta dello switch cambia da ciò che cercate voi, se li volete appunto tattili, clicky, eccetera eccetera. A me piacciono lineari perché, insomma, mi piacciono così, non è che c'è tanto da dire. Ovviamente ce ne sono miliardi, ci sono un sacco di marche, un sacco di colori, un sacco di combinazioni, eccetera, perché comunque molta gente li apre, li prende, li mette insieme, li fa su dei casini, insomma. Ma ancora più importante ci sono gli stubs, che sono quelli che richiedono maggior lavoro e maggior tuning per avere il suono che si vuole. Gli stubs sono degli stabilizzatori per le chiavi più grandi, come per esempio lo space. Quindi ci sarà in mezzo questo pezzo di metallo, questa stanghetta di metallo, che ci permetterà di far abbassare insieme tutta la barra spaziatrice, per esempio, sia che la schiacciamo dal centro, sia che la schiacciamo da destra o da sinistra. Questi sono molto complicati da tunare nel modo corretto perché magari ci sono problemi, non sono di qualità, eccetera eccetera, e io personalmente ho optato, vabbè, prima di tutto quelli che erano nel kit erano quelli di KB Defense, poi ho deciso di optare per dei Duroc V2, che sono anche questi veramente ottimi. Montandoli io e il mio amico abbiamo deciso di fare una tape mod, che sostanzialmente va a posizionare dove ci sono gli stubs questi adesivi che permettono di avere il tutto un po' più saldo. Questo ci permette di rimuovere parte di quel gioco che magari c'è tra lo stub e la PCB. Infine passiamo ai keycap, che è la parte più bella, la parte più costosa a momenti della nostra tastiera. Ce ne sono diversi, ci sono diversi tipi di layout, come per esempio i Cherry, come per esempio gli OEM, SA. Personalmente i keycap non volevo una forma strana o un qualcosa, io li volevo bianchi e rossi, e per mia sfortuna gli unici bianchi e rossi fatti bene erano i GMK Classic Red, che costano purtroppo una barcata. In ogni caso, messi quelli, dopo aver messo per un periodo di qualche mese gli HK Gaming su Amazon, che sono veramente ottimi, quelli erano in PBT, questi qua invece sono in ABS Double Shot, nel senso che sono stampati separatamente, prima Legending, quindi la lettera, e poi sopra gli viene applicato il colore del keycap. In questo modo vengono dei colori assurdi, vengono delle combinazioni molto belle e soprattutto vengono di una qualità ottima, infatti li pagate quanto costano. Ne fanno pochi, vengono resellati a prezzo praticamente di acquisto, molti vengono anche venduti a molto di più, dipende poi da quanti ne creano, da qual è la domanda e l'offerta, giustamente, ma in ogni caso questo è tutto. Io ragazzi sinceramente non vi consiglio di entrare in questo hobby, perché a meno che non abbiate la voglia di fare una tastiera custom eccetera, se non avete soldi o non avete soldi da parte,
non entrateci. Perché ho detto soldi da parte? Perché comunque appena entrate in questo rabbit hole molto probabilmente vorrete comprare altro. Quindi sicuramente vi servono tanti tanti soldi per fare tastiere di questo tipo. Però rendetevi conto che comunque l'entry level costicchia. Se volete quindi una tastiera per giocare, andate su quelle mainstream. Se invece volete una tastiera perché scrivete tanto, programmate eccetera, volete un'esperienza diversa e comunque personale, andate di tastiera custom. Niente ragazzi, ora vi lascio al sound test. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella, mi raccomando condividete, supportate tanto questo video perché ci ho messo veramente tanto. È stata un'occasione speciale perché per me è la mia prima tastiera, molto probabilmente spero anche l'ultima perché comunque costa tanto, ma in ogni caso vi lascio al sound test e noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video. Bella raga.